presentato il manuale della ristorazione di Sicilia. Oggi, questa sera, ne parleremo, ma intanto volevo introdurre un argomento di interesse presunto tanto per i consumatori quanto e soprattutto per coloro che si occupano di ristorazione, pasticceria, gelateria e gastronomia, ovvero il nuovo manuale di corrette prassi igieniche che riprende tutto il pacchetto igiene approvato nel 2004 con grande novità per quello che riguarda il settore della somministrazione, soprattutto della dell'impresa marginale. Il sistema che ci è stato introdotto era diventato come un cioccolato assaio che ricorda la vecchia Unione Sovietica, un qualcosa che si limitava esclusivamente a riempire le foglie di carta, senza una corretta visione di quello che si doveva fare in azienda per tutelare la salute dei consumatori. Quindi adesso Lucino farà un brevissimo excursus della genesi del manuale. Buongiorno, presento le slide insomma, per spiegare un po' le novità di questo manuale e il motivo per cui abbiamo redatto questo nuovo manuale di corretta prassi operativa. Innanzitutto, che cos'è? Il manuale è uno strumento utile, se non addirittura necessario, che serve agli operatori del settore alimentare per rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie previste sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale ed indispensabili per offrire ai consumatori un alimento sano e sicuro. Il manuale della FIPE, quindi Federazione Italiana Pubblici Esercizi, si rivolge ai nostri associati, quindi nell'ambito della ristorazione, ristoranti, pizzerie, eccetera, gastronomia, bar, pub, birrerie, gelaterie e pasticcerie. Perché è nuovo? Perché è stato redatto nuovamente, è stato aggiornato. Nel 1997, appunto, come già diceva il dottor Fiore, è stato introdotto l'HACCP, il sistema di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Questo sistema ha rivelato diverse criticità nell'attuazione pratica per la sicurezza alimentare. Pertanto l'Unione Europea, la Commissione nel 2004, ha emanato un altro regolamento, il numero 852, sull'igiene dei prodotti alimentari, che si basava non sull'HACCP ma sui programmi prerequisito, che poi andrò ad illustrare. Nel 2007 è stato emanato il decreto legislativo 193 dall'Italia, con cui sono state stabilite le sanzioni per chi non rispettava il regolamento 852. Voi vi chiederete perché se nel 2004 l'Unione Europea ha emanato il regolamento, il manuale è uscito solo nel 2013, perché poi, come vedrete, solo nel 2011 il Ministero della Salute ha emanato le linee guida in relazione al regolamento 852 per l'elaborazione di questi manuali di corretta prassi operativa. Pertanto dal 2004 al 2011 abbiamo dovuto aspettare che lo Stato italiano ci desse l'opportunità di redigere questo manuale. Nel 2011, appena emanate le linee guida del Ministero, ci siamo messi all'opera per redigere il nuovo manuale di corretta prassi operativa, che è stato poi presentato ufficialmente ad ottobre scorso alla Fiera di Aosta alla presenza del direttore generale Silvio Borrello, perché il manuale è stato validato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il contenuto, il manuale appunto fornisce innanzitutto un'indicazione dettagliata dei programmi prerequisito. Che cosa sono questi programmi prerequisito? Sono delle buone prassi che gli operatori devono seguire nelle diverse fasi che precedono e accompagnano la somministrazione degli alimenti e diciamo vanno ad incidere su tutto il procedimento della somministrazione, dalla preparazione, quindi addirittura dalla pulizia dei locali e delle attrezzature, al ricevimento delle materie prime, le regole del personale. Durante tutte queste procedure bisogna seguire queste buone prassi. L'applicazione di questi programmi prerequisito è necessaria e preparatoria per la predisposizione del piano HACCP aziendale e per il suo corretto ed efficiente funzionamento. In questo modo, una volta che l'esercente sa quali sono i programmi prerequisiti e li rispetta, il piano stesso diventa meno pesante e più efficace. In alcune realtà, addirittura più piccole, questa applicazione dei programmi prerequisito addirittura sostituisce il piano HACCP.
le novità più importanti che sono all'interno del manuale, che appunto, come dicevo, è stato totalmente rivisto, riguardano gli allergeni, ovvero sia la regolamentazione comunitaria, il regolamento 1169 del 2011, che entrerà in vigore a dicembre del 2014, il trattamento sanitario del pesce crudo, di cui parleremo oggi pomeriggio e di cui abbiamo parlato già ieri, gli animali domestici che possono entrare all'interno dei pubblici esercizi e le semplificazioni. Allergeni. Dal entrare in vigore del nuovo regolamento sarà obbligatorio, come succede già per tutti gli altri prodotti alimentari oggetto di vendita, mettere l'etichetta sull'interno dei prodotti, come diceva il direttivo, ovvero sia sia sui prodotti che vengono venduti scusi, sia sui prodotti che vengono serviti al ristorante o al bar, con gente di ordine a succedere. È una rivoluzione che noi abbiamo contrastato in sede comunitaria fin dai lavori preparatori del regolamento, tant'è vero che siamo riusciti a far inserire una clausola di deroga dove si dice che gli stati membri possono in materia dare delle indicazioni. Ora, qual è il problema? Il problema è la tutela di coloro che soffrono di allergie. Sono delle persone con allergie di intolleranze talmente forti che sono danneggiate se assumono ad esempio del glutine, c'è lo stand dell'Associazione Italiana Celiachia, o ci sono delle persone che possono rischiare anche ricovero ospedaliero o addirittura il decesso se assumono altri prodotti. Ora, secondo la Commissione Europea di Allergeni sono 14 e vanno sui vari pesce, farine, crostacei, sedano ed altro, e quindi colui che si ritrova ad essere allergico a qualche cosa deve essere messo di sapere se quello che compra o che consuma contiene quell'allergia. Ora voi capirete bene che chi non fa un'attività tipo quella di Autogrill, dove è tutto standardizzato e fa la mattina a comprare quello che trovano in strada russa, a fare un giorno in un modo, un giorno in un altro, un giorno ci metto il sedano, un giorno non ce lo metto. La ristorazione italiana è famosa anche perché non produce in un posto diverso dal ristorante, tutti i ristoranti hanno una cucina, quindi hanno una produzione espressa, e cosa mai se il consumatore ha un'esigenza particolare siamo in grado di rispondere a quell'esigenza. Allora, per conservare la pubblicità delle istituzioni italiane, noi abbiamo chiesto una deroga che dovrà essere deliberata dallo Stato nazionale. Intanto abbiamo messo le mani avanti. Allora, che sistema più ideato è stato sufficiente e necessario dal Ministero? Se io sono intollerante alle uova, è inutile che mi legga tutto l'istituto per capire dove non c'è l'uovo, dove certo non c'è l'uovo. Io prendo uova e ti dico guarda che le uova stanno in questi piatti, perché qui facciamo un'attenzione, perché io posso avere l'allergene e l'allergene nascosto, quella è la differenza. L'allergene e l'allergene è la frittata, e la frittata lo sai che ci stanno le uova, l'uovo in camicia è uovo, l'uovo alla bocca è uovo. Ma chi va a pensare che ci fosse un allergene nascosto nel grana padano che è un conservante che è risultivo dell'uovo? Nessuno. Quindi se io utilizzo il grana padano dovrò dire signori caro guarda qui dentro c'è un risultivo dell'uovo. Se io faccio un piatto di pasta asciutta anche se si sa che la pasta asciutta è fatta con il grano, con il frumento che è un allergene, e quindi un celiaco che è una persona normale non si può prendere una pasta asciutta. Ma se osservo del prosciutto che ha avuto una spuccatura con farina, quel prodotto non è come dicono i tedeschi che i cinesi include free, ma anzi è del glutine, quindi io dovrò dire che se serve quel prosciutto, cioè il prosciutto che deve sbagliare sicuramente, ma attenzione, deve trovare il glutine del prosciutto. Quindi è una sorta di attenzione che dobbiamo riservare per l'operativa dei nostri clienti, che l'ottimo ci salva da una serie di problemi anche franchi, perché se io sono un ristoratore
che non dico al cliente adesso, quello che c'è, questo sta male, muore un altro, oltre alla responsabilità penale, oltre alla responsabilità civile, perché non è poco. Quindi noi siamo intervenuti per semplificare, perché non riteniamo possibile che sul volto piatto ci sono tempo. Se sono stato chiaro, se avete dubbi, interrompetemi che siamo in grado di rispondere. Allora, il manuale ha certificato questo modo di fare, quindi avremo delle tabelle che riusciremo a preparare anche la considerazione, vedremo, guarda che modo sta qui e qui. Il pesce, chiaramente, chiedo una spigola, si sa che è pesce, ma se ad un certo punto faccio una proposta dove c'è del pesce o qualche altra cosa, mi dovrò dire, guarda, c'è il pesce alla scoperta. E questo perché? Perché con le funzioni che c'è stata nel nostro mondo, una volta, diciamo, tanti anni fa, che faceva il cameriere, era un professionista, ed era in grado di spiegare quello che aveva fatto in cucina. Ma adesso, il lavoro alla chiamata, con tutte le nuove precarietà che ci stanno, io mi trovo un cameriere che magari è uno studente di lettere che è stato a fare durante la scuola, la serve a fare il cameriere. Quello effettivamente non sa assolutamente quello che c'è negli altri, ma abbiamo anche extra culinario, anche persone della comunità che non hanno la provenienza del mondo italiano, quindi già fanno fatica a spiegare come si chiamano le l'altro, il nome del piatto, quindi figuratevi come sono lì a chiedere se quel prodotto c'è un vero informato. E pertanto per un discorso di garanzia per i clienti, ma soprattutto per gli operatori, se non posso essere grande a rispondere di alcunché perché c'è scritto il cliente se lo legge, non sa leggere, però prendo sono suoi, non i miei, io riesco a tutelarmi da sanzioni che potrebbero essere anche penali e civili che hanno usato mio malgrado al cliente. Andiamo avanti. Semplicemente quello l'abbiamo già detto ieri, nel manuale, certo, nel manuale c'è anche tutta la parte riguardante il trattamento sanitario del pesce crudo, il regolamento 853 del 2004, sempre dell'Unione Europea, stabilisce che per le preparazioni a base di pesce crudo, praticamente crudo, il pesce prima di essere servito deve essere sottoposto a un trattamento a fini sanitari. In che cosa consiste questo trattamento? Innanzitutto il pesce deve essere sfilettato e affettato, deve essere controllato che all'interno, attraverso un controllo visivo, un semplice controllo visivo, non ci siano delle larve di parassiti visibili a occhio nudo. Dopodiché deve essere sottoposta ad abbattimento di un macchinario specifico che è l'abbattitore, ce l'abbiamo lì un esempio, e per 24 ore a meno 20 gradi. In questo modo l'esercente è sicuro che tutti i parassiti che non sono visibili ad occhio nudo sono diventati innocui o sono morti. Questo per quanto riguarda... Esatto, in alternativa esattamente può comprare il pesce già abbattuto, quindi già sottoposto a questo trattamento, e in quel caso non lo deve fare a sua volta. Ovviamente questo tipo di trattamento deve essere certificato, sia se uno lo compra già abbattuto deve essere etichettato come già abbattuto. Invece per quanto riguarda l'informazione al consumatore è opportuno, e anche i consumatori più attenti ormai ci fanno caso a questa cosa, che venga evidenziato anche nel menu che il pesce è stato sottoposto al trattamento ai fini sanitari in base al regolamento 853 del 2004. Allora, qua c'è un'altra questione che è quella che è uscita sui giornali, ovvero sia l'ingresso dei cani nei pubblici esercizi. C'è una norma del 54 che lo consente, ma noi abbiamo varie questioni con alcune altre, perché da una parte dicono di sì, da una parte dicono di no. Allora abbiamo fatto un piccolo ragionamento: in Italia i cani registrati ce ne sono 7 milioni, quindi 7 milioni di famiglie, di consumatori un cane. Di non registrati secondo me ce ne stanno altrettanti. Questo che cosa significa? Significa che io vado a privare in una notevolissima fascia di clientela, farlo in questo momento diventa quasi un suicidio. Però
con il Ministero della Salute abbiamo dovuto precisare nel regolamento che tutte le ordinanze delle ASL che chiedono l'ingresso dei cani o le sanzioni delle ASL sono illegittime. Non abbiamo messo delle condizioni che derivano dalla legge, ossia se tu vuoi portare il cane dentro il pubblico esercizio, questo deve essere il guinzaglio e un se vuole indossata. Questo vi consente, se non volete i cani, di discriminare benissimo perché cani con guinzaglio e un se vuole non è che se ne vedono un altro, con guinzaglio solo con un se vuole non se ne sono. Quindi avete la libertà di poter fare questa discriminazione. Tra poco faremo degli adesivi, ho parlato anche del Ministero della Salute che ci dà il suo logo per precisare questa cosa che è importantissima. Ovvero sia, se io lo voglio, me lo faccio entrare senza un se vuole, ma se non lo voglio, mi dicono qua serve un se vuole e sto tranquillo per il 99% non entrano questi locali. Quindi libertà di scelta. Poi c'è pure un altro criterio che mi dice che chi viene a casa mia si deve prendere le mie regole. E quindi se io decido di avere un ristorante con la moquette, ma è un ragazzo, c'è la moquette, ci dispiace tanto. Però c'è un'eccezione che sono i cani guida e quelli possono entrare comunque senza un se vuole per cieco, disabili, notati, sono benvenuti. Andiamo adesso a una cosa molto interessante, che è quella delle semplificazioni. Io all'inizio ho detto che questa era diventata un casino cinese la CACGP, e alla fine che la sera la gente ogni 15 giorni si ispira tutte le temperature dei frigoriferi, ogni giorno senza andare a guardare. Allora nel 2004 la comunità ha un nuovo regolamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, caratterizzate dalla estrema semplicità del processo produttivo e di un criterio di flessibilità, di utilizzare procedure semplificate nell'evoluzione del sistema CCP. Sostanzialmente viene riconosciuta l'impossibilità di identificare i punti critici di controllo nel loro processo produttivo, la sostituzione delle attività di monitoraggio permanente, scrive le temperature, con la gestione del periodo simile. Quindi significa che io non sono più tenuto a scrivere tutti i giorni il frigorifero la temperatura tra 0 e 1, ma scriverò soltanto le informazioni rilevanti. Questo è un grande passo avanti che è stato già ricevuto dalla regione Emilia Romagna e adesso dalla regione Lombardia, ma che essendo stato approvato sul manuale del Ministero della Salute è già ottenuto. In sostanza, io adottando questo manuale, adottando i prerequisiti, riesco a liberarmi da tutta quella scuola di registrazione, tanto di registrazione quasi nulla. E questo genere di semplificazione può riguardare imprese a due condizioni, che hanno un affare inferiore a 2 milioni e un numero di dipendenti barra tetto inferiore a 10. Sul numero di dipendenti barra tetto inferiore a 10 ci siamo posti degli interrogativi che devono essere dei 10 dipendenti. Voi vi ricordate l'impresa sanitaria, no? Dell'operatore. Allora la cassiera non ce l'aveva il momento sanitario. Quindi con la regione Emilia Romagna si è stabilito di essere 10 dipendenti manipolatori. Quindi significa che il tetto può anche essere 15. E poi c'è anche il problema dei picchi, ovvero sia un locale a Pignano, aperto tutto l'anno, 5 dipendenti da settembre a giugno e poi diventano 15. Allora mi si è detto se la media è una media generale dell'anno, si fa il picco lì. Cosa vorrei cerco di fare un piccolo esempio. Allora, così, fare una preparazione gastronomica, avrò dei punti di rischio della cottura, quindi devo controllare soltanto la temperatura del tempo di cottura del cuore del prodotto, la conservazione del caldo,